tornerò. Torniamo dopo un anno ancora là. Amici di Fuorigioco, buonasera a tutti voi. Ecco, se avesse fatto 0-0 avremmo detto tutti un punto ottimo, un punto d'oro. A Crotone non è facile giocare, una squadra agguerrita, sono giovani che corrono, 0-0 fuori casa, io me lo tengo e via. Ma abbiamo fatto 1-1 e siamo passati per più in vantaggio. Mannaia! Che non è più buono punto? Su quei gradoni dove mio papà mi accompagnò per mano un tempo fa. Tra la la, tra la la. Signora, guardi, allora, se avesse fatto 0-0 ci saremmo accontentati, ma ha fatto 1-1, è passato in vantaggio e siamo un po' tutti così, volevamo vincere. Il derby un pareggio è buono, dai. Cosa? Il derby è buono, un pareggio. Aglietti è troppo forte, però. Questo te lo dico sempre, Aglietti è Aglietti. Ma a un certo punto non avrebbe dovuto la regina mettere sta barriera qua, divieto d'accesso. Ci sta tutto. Intanto abbiamo pareggiato a Crotone. Sì. Ci sta tutto. Ci sta? Sì. Ah, no, ve la voglio vedere con la barba. La saluto. Tornerà. Signora, non c'entro niente io. Lo so, Gioia, non c'entro. Sei solo qua un esecutore. Signora, però insomma noi ci avviciniamo sempre con la stessa fede, no? La Madonna, sì. Sì. Infatti stiamo venendo a piede apposta. Però non lo so come ci stiamo mettendo. Non ho la più pallida. Non sapevo come stavo riprendendo, scusami. Sì, come? Saluti i miei figli. Ciao Francesco e ciao Giovanni, Gioia. Francesco e Giovanni, non ti preoccupare, mettete la mascherina subito. Non me ne frega niente. No, mettetevi la mascherina. È vero, ricitaci lui. Ci ho messo io prima. Ma la regina l'avete vista voi? Sì. Certo, la vediamo adesso. Ieri sera ci è dispiaciuto. 1-1, peccato. Mio marito fa schifo, non serve la regina. Qua e là, no. Dove vogliamo andare? Andremo. Piano piano. Ecco, la signora è più saggia, è più buono. Certo. E poi vi posso dire una cosa, lei è un tifoso da tanto tempo. E allora vi ricordate, a Feste Maronna noi pareggiamo sempre, o no? Sì. La Fiorentina in Serie A non abbiamo pareggiato 1-1. Questa non me lo ricordo io, alzo le mani. No, a Festa di Madonna non abbiamo mai perso, non abbiamo mai stravinto. Troppo chiede. No, vabbè, però. Troppa grazia, Santa Lucia. Vabbè, no, voglio giustificare. Il pareggio va bene. Ci sta bene, poi era pure un derby. Era pure un derby. Tra Calabrese ci sta. Con quella pioggia che c'era. Cioè, la signora si è accontentata del pareggio, lei no. Perché? No, lui è sempre dispattista. Ma guardate. Non è dispattista. Siccome noi abbiamo un allenatore e un presidente che tutti ha comprato giocatori per andare in Serie A. Ma tutti ce l'hanno l'allenatore. Ora quel gioco che io prevedevo non c'è stato. E vabbè, andiamo a accontentare. Ci sarà, dai. No, lo so che ci dobbiamo accontentare. Sapete perché? Perché la signora poi vomina a voi e a mia. Perché pure io penso come a voi. Voleva vincere pure io. No, vince buono, io meglio pare. Vincere, Gioia, pure io, ma non è possibile, dai. Uno va. Vabbè, sabato speriamo. Va bene. Un traspalle. Va bene, auguri. Auguri. Signora, ha visto la regina ieri? No, bene. Bene, le è piaciuta? Mi è piaciuta, sì. La sua disamina? Sì, no, mi è piaciuta come ha giocato bene. È contento del punto che ha preso? È contento, sì, sono contento. Almeno abbiamo un punto in più. Ah, certo. È vero. Certo, è vero. È vero, salve. Ciao, bello!
Come stai? Come va? Come stai? La regina ha pareggiato. Sì, ha pareggiato. Galabinov è assegnato. Ui? Galabinov. Ah, Galabinov. Anzi, è fortissimo, la regina di Cana. La Serie A, hai capito? Ho capito. Ma senti, cioè, no, non poteva vincere ieri. Sì, poteva vincere. E il loro gol non era regolare. Ah, l'arbitro sono... No, no, non si può dire quello che sono gli altri. Ah, perché non si può dire? Ci facciamo una foto, sì. Andiamo. Selfie. No, no, eh? Al numero uno. L'hai vista la regina? Al numero uno, certo. Nel cuore proprio. Sì. Ma tu sei anche portatore. Sì. Ci hanno fregato la partita. Secondo me il VAR funziona come vogliono loro. Sì, sì, sì. Vai, vai, vediamo quanto sei bravo. Devi mettere la faccia però. Tu tira. Ma cosa si vince? Vince tanto cose di regalo qua. Ah, quelli sono. La faccia vuoi adesso? Vai. Niente, niente, niente. No, 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 signora ha fatto. Non si può fare! Non si può fare! Ormai vi ho ripreso, non si può fare! Qua. Mani in alto, ti piace regina? No, insomma, fumo sfortunato poi. Perché? Uno a uno, potevamo pure segnare. Era gol di chirurgiano che... No, ma rallentatori. No. Quindi l'arbus, l'arbus era cornuto. Fumo sfortunato. Posso parlare? No, fumo sfortunato. Allora l'unica cosa che c'è stato ieri, quando dovevamo fare il 2-0, abbiamo preso il gol, se no non l'avevamo portato se sul punto. Ma il loro gol non era regolare. No, perché prendiamo la mano che dinari e l'arbitro non gli manca parli. L'arbitro vai a un ferro. È vero. Va a girare un ferro. Sì, fece un peccato grosso. Grosso. E l'inferno non è bello. Esatto, noi abbiamo vinto la partita. Abbiamo vinto la partita. Comunque la regina mi sta sorprendendo. Una bella squadra, un grande allenatore e un bel organico. Appena io una sua poco d'amalgama. Hanno giocato bene, hanno giocato benissimo, una bella partita. La partita mi piace. E ora sono contenti stamane. Ma manco così ti piace. Ciao, grazie, ciao. Vi saluto. Tornerà, trullalla. Grazie a voi, è stato un piacere.